Esatto, Questa è la vera libertà del gioco. è anche pescare dalle barche, a quanto vedo. Eh sì, assolutamente, perché la pesca è una delle, diciamo, delle attività che sicuramente si potrà fare, anche perché il trailer ce lo sta dicendo chiaramente con un omino Certo, che pesca, voglio dire. certo. Notare anche quell'isola, cioè quanto è scura la montagna, quanto si mischia bene con il verde, c'è una cromatura, ragazzi, che è spettacolare. Cioè sembra quasi un vulcano, un'isola vulcanica. Poi abbiamo qua un golfo straricco di dettagli, vedete un po' tutti i coralli, la fauna e la flora soprattutto sottomarina. E poi abbiamo il ponticello con tutte le cose, i bauli, abbiamo un sacco di NPC. Davvero, ragazzi, niente. Io direi di andare avanti, Sì, altrimenti siamo ovviamente qua. voglio ricordare che questo Certo. è un trailer e che è Certo. possibile che l'esperienza di gioco possa essere diversa, ma noi Certo. sogniamo ad occhi aperti, speriamo che Oh, noi sia così. puntiamo in alto, ovvio. Assolutamente. Ovvio. Prego, siamo solo a un minuto, Vado. stiamo. Ho paura. Ciao. Ok. Allora, i pufferfish, quelli belli che non sono per niente riferimenti casuali a qualcos'altro. A parte il fatto che vedo una varietà molto più grande di pesci e E di anche di coralli. coralli, Esatto. assolutamente. Il pufferfish direi che in linea di massimo è strafigo questo bioma. Abbiamo le pinne, abbiamo le bombole, quindi bello. E vediamo anche un relitto all'orizzonte, Ed è quello di cui abbiamo parlato già nello scorso episodio, eh? Eh quindi. sì, e vedo i pesci pagliaccio, pensate un po'. Ok, mi sto perdendo nei dettagli, come Troppi, sono sempre. troppi i dettagli, sono Troppi, troppi. troppi, troppi. Ecco, abbiamo una visione un pochino più grande, che in realtà è identico, forse è lo stesso È lo screenshot. stesso Esatto, ho screenshot, sì. beccato lo stesso momento. Perfetto, c'erano solo gli squali in più, quindi possiamo andare avanti. Qua invece c'è qualcosa di Ok. molto importante, fermi tutti. Guardate un po', ho anche fermato il PG a mezz'aria. Esatto. Speriamo non cada. Vi ricordate tutte le spadine che abbiamo analizzato con i vari materiali? Eh sì, ragazzi, ce li abbiamo di fronte. Vedo dell'oro, vedo dei rubini o simil rubini, vedo qualcosa che potrebbe essere quasi ferro, visto che è un colore abbastanza ferroso, e vedo questo elemento verde che, oddio, anche degli elementi blu là dietro. Abbiamo un sacco di minerali, Il sappiatelo. problema è questo, cioè ci sono 10 blocchi e in 10 blocchi guardate la quantità di materiali che c'è. Questo Esatto. significa che probabilmente la miniera sarà utile, ma sarà molto probabilmente facilitata, cioè nel senso non è che potete Certo. passare la vita in miniera a cercare i diamanti, per dire. Questo Certo. gioco non è fatto per andare in No, miniera. esatto. Anzi, il fatto che ci sia un carrello da miniera in questo modo mi fa pensare che le miniere saranno come dei dungeon. Cioè Sì. Esatto, tu entri, la ripulisci, esci e non ci vai più. tu non trovi un mineshaft con le rotaie rotte. Tu trovi un percorso di rotaie che intanto ti permette di andare veloce e divertirti, perché comunque è un po' come andare sulle montagne russe. L'unica pecca, Frank, secondo me sarai d'accordo su quello che sto per dire, è che se da una parte a sinistra si capisce che è un pipistrello, là dietro io ci vedo due Herobrine, che magari non sono così, ma in realtà sono due pipistrelli, ragazzi. Esatto, ho trovato il titolo per l'episodio. cioè, e quando. Esatto, Esatto. Herobrine quello, sì, Abbiamo due assolutamente. Herobrine là dietro, quindi tanta roba. Ecco perché corriamo nelle rotaie, perché secondo voi, esatto, non possiamo stare lì alla mercé del nostro Herobrino. Direi che possiamo andare avanti. Notare anche però i tronchi. Comunque c'è anche del legno. Beh, basta, andiamo avanti perché altrimenti Troppo, le troppo. torce, guarda le torce. No, basta, andiamo. Ok. Ah, fermi! Ok. Frank, a te la Ritorniamo parola. seri. Allora, qui vediamo il nostro eroe che sta per entrare in quella che sembra una porta di Gaia. Perché, sì. secondo il discorso dell'iconografia, quella è uno dei tanti simboli di Gaia. E come vi avevo detto, e forse ci avevo visto giusto, io avevo detto che molto probabilmente i simboli variano in base alla grandezza del blocco su cui si trovano. Vero. In questo caso abbiamo diciamo, l'icona più grande di Gaia perché stiamo per aprire una porta. Ma poi soprattutto è rinforzata, vediamo, da degli elementi di ferro e soprattutto, come dicevi te, la superficie di una porta ti permette di avere un simbolo ben definito della stessa Gaia, proprio perché si trova spalmato in una superficie bella grande. Esatto. Vedo delle similapidi di fianco, delle Simili, giare, vedo sì. delle ossa, dei pilastri fatti
molto molto carini. Vedo anche dei simboli nei blocchi che sono difficili da, come dire, da questa inquadratura, sì. Sì, però comunque abbiamo tanta varietà. Vediamo un po' cosa succede una volta aperta la porta. Direi che andiamo un attimo avanti con un po' di frame. E qua abbiamo, tanta gente. Notare anche quanto siano diversi l'uno dall'altro, eh? Assolutamente, perché sono sei e abbiamo una, due, tre, quattro, cinque tipologie probabilmente diverse dello stesso mob. Questo esatto. Perché, per chi non lo dovesse sapere, i mob di Hytale sono modulari e quindi partendo dalla base del mob è possibile farne tante varianti. Questo diciamo per una questione personale, c'è un bomberino, mi sembra che lì ci sia un guerriero, uno sciamano, probabilmente un tank lì dietro. E questo è quello, appunto, sembra proprio un dungeon, quindi una caverna, un tempio, magari un tempio sottoterra. Ecco, forse avrebbe più senso un tempio sottoterra. Potremmo essere in un bioma dove il culto di Gaia è stato, non dico abbandonato, ma come dire... stato dimenticato, esatto, dimenticato, o qualcuno che si è introdotto in un posto sacro e l'ha un po' distrutto. Quindi ci sono delle varianti, notare liane, cose dal soffitto, il fatto che hanno davvero tante animazioni, diversi mob, sono tutti diversi, quindi... Sì. Poi vabbè, questo mi ricorda tantissimo Moria, ragazzi, quando arrivano... ragazzi, sì, esatto. È per forza di robe, quindi... Il termine è profanato, ecco. Eccolo, è stato profanato. Qua. Oh, grazie mille Frank. Quanto è bello fare un giro di parole per cercare quella giusta nel dizionario che si ha nella capoccia. A volte non funziona, andiamo avanti. ok. Allora. Ce la faremo prima o poi. Vai. Qui, molto probabilmente, visto che ci troviamo in un pianeta rosso, molto probabilmente ci troviamo su Tal, come che si chiamava? Sì. Tal Badin. Esatto, qualcosa del genere. Ve lo dico giusto perché voglio essere preciso. Tor Balin. Da cosa lo possiamo capire? Dal fatto che ovviamente c'è una superficie molto rossa, mob di fuoco, e quindi molto probabilmente dovremo batterli con armi con acqua come elemento. E soprattutto di questa immagine, e dimmi se concordi, quello che mi fa più pensare è il fatto che si veda Karpak. Sembra quello alle spalle, l'ultimo pianeta, o meglio il penultimo, diciamo. Vedi dietro c'è come una luna. Esatto, io pensavo fosse una luna, ma a questo punto non mi sento di escluderlo, perché appunto potresti avere ragione te. Quindi è possibile che siano visibili dall'uno all'altro? Secondo me sì, perché Tor Balin, dal concept art che avevamo visto, non ha satelliti. È vero, hai ragione. Quindi potrebbe essere. Potrebbe essere un collegamento, assolutamente sì. Senza poi contare che abbiamo questi mostriciattoli che si muovono su quattro zampe, certo, e hanno delle zanne che ve le raccomando, e sì, quindi probabilmente ci faranno... Io gli farei una manicure. Ci daranno del filo da torcere, secondo me, Ok. Prego. Vado. Notare anche gli uccelli. Oh, perfetto. Oh. Ottimo. Allora. Se siete arachnofobici, saltate. Ecco, esatto. Salve, presente. Allora, volevo solo esprimere con voi lo schifo di aver visto quella roba di prima, perché io sono aracnofobico. Perfetto. In effetti quel ragno è abbastanza simile a quelli visti su Harry Potter. Mettiamolo. Ragazzi, è pieno di citazioni sto gioco. Io non so davvero se hanno attinto a varie citazioni anime, fantasy, ma credo proprio di sì, perché è una componente abbastanza simile e abbastanza anche, come dire, che ritroviamo molto molto spesso in vari titoli, comunque le citazioni agli altri. Quindi il reparto ragni l'abbiamo già visto, tante ragnateli, ragni bianchi, quasi come se fossero un po' cadaverici, visto che vivono al di fuori dalla luce, non lo so. Mentre in questa immagine abbiamo uno, credo, dei boss più importanti, credo sia uno dei boss finali questo, Frank, questo sai? Ragno? No, oddio, tu sei fermo al... Forse sono un frame indietro. Questo è uno dei boss finali. Lo dico perché poi vedremo più avanti nel trailer che dopo averlo sconfitto sbloccheremo il baule. Quindi ci sarà una parte roleplay e non sappiamo in realtà se sono stati aggiunti dei filmatini, magari piccoli, delle piccole cutscene che ci fanno vedere un po' come prendere il tesoro di tanto in tanto.
Sì. Sta di fatto che questo qua va in giro armato e soprattutto accompagnato da un sacco di gente, quindi sì, è un no, po' spaventoso. Di questo mi viene da dire innanzitutto l'arma, perché l'arma l'abbiamo vista nelle concept art ed è l'arma quella dei Trorks, quindi questo suppongo sia il capo sì. dei Trorks, credo, ma non vorrei sbagliarmi. Quello che mi sta iniziando a lasciare un po' perplesso sono, cioè, è questo fatto che vengano richiamati sempre dei colori. Questo ha un cristallo verde. Ora, non è che ogni pianeta ha un cristallo e il mob finale di quel pianeta ci permette di riconquistare una tipologia di cristallo? Io non lo escludo. Penso che la pensiamo uguale. Sono molto molto convinto che potrebbe essere questa la soluzione. Perché sì, in effetti ha senso. Ha senso che ogni cristallo abbia, oltre al bioma, se vogliamo, la natura e le sue creature, anche una fonte di energia o comunque un elemento che, fuso agli altri, ci permetterebbe in realtà di completare il gioco dal punto di vista di collezionismo, per prima cosa, perché sappiamo tutti che poi in realtà in questi titoli va anche il collezionismo, ma anche il reperire tutte le risorse di gioco, inteso come armi, come materiali, e quindi anche la possibilità di andare, che so, non solo a sconfiggere il boss, ma magari andare a cercare delle miniere in questo pianeta perché sono le uniche dove si trova la gemma verde, per fare un esempio. Quindi sì, sono molto d'accordo con ciò che dici. Potrebbe comunque dare longevità al gioco e anche al gameplay. No, ci spiego anche perché. Perché Orbis, la Terra, sarebbe sì. la Terra. Esatto. Poi abbiamo il pianeta di Recaio, le citazioni sì. quelle belle, che dovrebbe certo. significare molto probabilmente l'aria. Mm. Che sia Torbalin, la patria... il fuoco. Sì. Caprak potrebbe essere il fulmine. E il Nexus, il Void. E Water rientra perché nella concept art sarebbe Gaia. Esatto. Ora, la linea che unisce tutti. Diciamo, è... Sembra che vada, potrebbe comunque essere un ragionamento molto forzato, ma se fosse così, signori, sarebbe tanta tanta roba. Io direi di andare avanti perché sennò arriviamo anche a un'ora pure per 2 minuti di video. Esatto, però ti dico che vedremo probabilmente i portali fra pochi frame e in effetti non hanno il colore del fuoco, hanno il colore dell'acqua. Sai com'è. Ecco qua la battaglia finale, no? Bello. Tante scudisciate nell'ano e poi abbiamo anche il roleplay che ci permette... Esatto, guardate un po' di che colore sono fatti i portali, di cosa sono fatti i portali, ragazzi. Sembra di acqua. Qua abbiamo tutto il comparto dei minigames, quindi un po' quelli che conosciamo anche su Minecraft, le Bedwars, eccetera, eccetera. Bellissime, notare bellissime. Ora però, io tornerei un attimo indietro. Sì. Ah no, aspettate. Perché qua ho visto una roba che... va forse a cozzare, eh? Aspettate, cerco il frame giusto. Ok. Fermi tutti. Qua abbiamo extensive modding. Abbiamo la possibilità di moddare questo gioco, cambiare le creature, e lo sappiamo. Mm. Quello che un po' mi perplessa è la visuale. La visuale isometrica. Mm-mm. Esatto. Sì, questo cozzacchia anche un po' per me, però ti posso dire, avvicina quelle persone al quali non piace magari la terza e la prima persona, ma gli piace una visuale isometrica e gli dà la possibilità di giocarlo. Io spero sia un qualcosa in più, non sostitutivo, sì, assolutamente. Sì, no, credo che quindi, sia esatto. Un surplus, cioè spero di sì. Un'eccedenza piuttosto che la normalità, credo sia così. Spero sia così perché io una visuale del genere non la accetterei. Devo neanche essere onesto. Io, è sappiatelo. Impossibile giocare per me così. Sì, anche per me. Ok. Possiamo andare oltre. Ah beh, qua possiamo poi cambiare le texture, ragazzi, e creare i nostri mostriciattoli. Di che stiamo parlando? Io non vedo l'ora di creare un mostro con le melanzane. Ecco perché mi piacevano le melanzane nel gioco. I melanzamob. Esatto, no, scherzi a parte, le melanzane ostili. Scherzi a parte, però anche questo rende longevo, creativo, un gioco da perderci le ore e nerdare. Dai, diciamoci la verità fra noi, Frank. Cioè, in realtà, questo gioco ha tutte le potenzialità per lasciarci incollati per tante ore, vuoi che sia per la storia principale, vuoi che sia per un'avventura multiplayer, sia perché sia per un'avventura single player o semplicemente per il gusto di imparare a moddarlo solo per cambiare le cose e metterci i nostri mob preferiti.
Metti caso che noi riusciamo a modificarli e vogliamo fare delle citazioni, no? Certo. Che so, ci piace Dragon Ball per restare nel pianeta di Reccaio. Per farti un esempio, perché non avere la possibilità di creare un mob con le fattezze, magari di un personaggio di Dragon Ball? Quello vorrebbe dire anche far vedere o magari anche giocare in un gameplay dove ci sono dei personaggi stile Dragon Ball, Pokémon, Digimon... Tutto. Un mondo fatto di ortaggi che camminano, un mondo fatto di alberi che camminano. Insomma, ragazzi, qua c'è davvero tanto, tanto da dire. E queste potenzialità sono davvero infinite. Non so che ne pensi, ma... No, ti dico solo, ma dico solo sta frase e basta, che in questo frame che c'è adesso, per quanta informazione c'è, si potrebbe fare un video a parte, ma direi di andare avanti. Esatto. Assolutamente, perché tanto comunque io non sono quello che andrà poi probabilmente a crearsi dei mob, però il fatto che ci sia la possibilità è tanta roba, perché potrei comunque cambiare idea. Te c'hai anche ragione, ma se mi conosci un pochino, anzi ragazzi, aspettatevelo qualche video ignorante insieme dove, che so, andiamo a caccia di... galline cattive, cioè noi creiamo delle galline cattive e andiamo a caccia di questi mob creati da noi per vedere come si comportano, per vedere un po' i loro comportamenti, i loro texture. Quindi ragazzi, le possibilità sono infinite, sappiatelo. Questo titolo ha del potenziale davvero assurdo, pauroso, e potrebbe surclassare qualsiasi cosa vista negli ultimi anni, davvero. Quindi andiamo avanti. E poi vabbè, i Quebec, quelli... notare anche la mappa, la personalizzazione, il fatto di poter guardare i video, la personalizzazione del mondo con le casette intere, ragazzi. Di che stiamo parlando? Di Petro. Che stiamo parlando? Possiamo creare il nostro... ciao, il draghetto. Ah, questo draghetto, e intanto ci fermiamo sul trailer, quel draghetto è il draghetto del Void. Si chiama così. Fermarci sull'ultimo frame. Certo. Perché secondo me... Certo. Secondo me, per come stanno andando le cose, per quello che è Itain, quindi tutta la storia che abbiamo raccontato e la stiamo riassumendo comunque in questo video, in questo trailer, questo per me sarà il mob finale. Concordo. Perché... l'H di Itain ci contrappone Gaia, ci contrappone qualcosa e ci contrappone la testa di un drago, quella che penso sia una testa di un drago. E il trailer termina esattamente con un drago. Quindi posso affermare, ma non posso esserne certo ovviamente, che questo qui sarà il mob finale, il problema finale, come in una puntata di Sherlock. Questo sarà il problema finale e sarà figo provare a batterlo, perché avete visto che all'inizio c'è quasi diciamo un antipasto, bisogna prima uccidere gli scheletri prima di arrivare a lui, o probabilmente ci sarà un tipo di combattimento che è procedurale, cioè gli togliamo un tot di vita e lui evoca degli altri scheletri, ma su questo non possiamo saperlo. Però è questo qui, secondo me è lui, io punterei su di lui. Guardi, io ti dico, hai centrato il bersaglio e hai chiuso il cerchio, perché questo è il Void Dragon, dagli screenshot viene chiamato così. Il Void è un elemento presente ed è prettamente del pianeta Nexus. Quindi, tornando agli antipodi, Nexus probabilmente è il pianeta corrotto, ultima meta del gameplay. Quindi tutto quadra. Quindi secondo me ci siamo davvero avvicinati al fulcro. Per quanto riguarda qualche frame prima, però... una menzione speciale al fatto che possiamo fare le cinematiche, al fatto che possiamo davvero fare ciò che vogliamo. Abbiamo visto per un frame la mappa, non dobbiamo più mapparci noi la mappa, ma abbiamo una mappa in gioco che ci permette di spostarci di zona in zona finalmente. Abbiamo la possibilità di vedere i video insieme, abbiamo la possibilità, come abbiamo detto prima, di costruire con strutture precostruite, quindi aiuta il building. E pensate un po' alla creazione di server. Vi ricordo che questo titolo è sviluppato da sviluppatori di server, quindi chi più di loro voleva mettere nelle mani dei giocatori uno strumento che gli permettesse di creare, anche per lo stesso Itain, dei server belli belli grandi in poco tempo. Quindi ragazzi, sì, hanno accontentato tutti, dalla community online al single player, al multiplayer, alla creatività però legata al single player, come creare i propri mob. Quindi ragazzi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Cioè, questo titolo secondo me non delude quasi nessuno. Davvero, è un connubio di idee e di meccaniche che tutti volevano e, ripeto,
è paurosamente potente questo titolo. E speriamo converrai sia così con me. Anche all'uscita. Eh sì. È quello che ci, diciamo, aspettiamo un po' tutti. Assolutamente sì. E quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo rianalizzato il trailer con però un bagagliaio, per citare delle cose ignoranti, culturale abbastanza alto, perché a questo punto avevamo già scoperto tanti indizi, le razze, i simboli, quindi abbiamo voluto dare una lettura un pochino più profonda del trailer, che speriamo vi sia piaciuta, e ovviamente vi invitiamo a scriverci qua sotto nei commenti che ne pensate, perché magari voi avete visto qualcosa che a noi è sfuggito, o magari avete dato un'interpretazione diversa da noi. Quindi in realtà, visto che ci troviamo nel campo delle speculazioni, ragazzi, anzi, è arrivato il momento di confrontarci, perché insieme la community potrebbe anche svelare certe cose e capire insieme se abbiamo azzeccato qualcosa noi, avete azzeccato qualcosa voi, e vedere un po' chi avrà ragione alla fine, no? Certo, quindi il vostro sostegno e le vostre idee ci aiutano poi a ragionare su quello che può essere il gioco. E certo. Quindi non aspettiamo altro che i vostri commentini che ci raccontano e ci dicono quello che noi non abbiamo visto, perché sicuramente non abbiamo visto un mondo ancora. Bene ragazzi, detto ciò, io direi che per questo video ci fermiamo così. Abbiamo davvero dato il meglio di noi, probabilmente abbiamo sviscerato questo titolo, ci mancano solo i crediti, cioè, a questo punto. Dobbiamo solo sapere i nomi precisi di chi ci ha lavorato e poi credo che abbiamo visto davvero tutto. Ci manca solo il gioco poi. Esatto, ci manca davvero solo il gioco e speriamo di averlo presto. Detto ciò ragazzi, noi vi diciamo che per questo video è tutto, speriamo che vi sia piaciuto, fateci sapere che ne pensate. Vi diamo come sempre l'appuntamento ai prossimi video, sperando di trovare e cicciare fuori nuove info e news di Hytale. E vi diciamo ciao a tutti! Ciao!